Ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. In questo video voglio parlare con voi di skincare, ma soprattutto voglio testare con voi tanti prodotti. Sarà un video dedicato interamente alle maschere in tessuto e alle maschere in tessuto di Garnier. Ho fatto decisamente una bella scorta e ho qui 5 maschere in tessuto di Garnier, sia per il contorno occhi sia per il viso, e ho intenzione di provarne una al giorno insieme a voi e di vedere insieme i risultati e quale alla fine mi è piaciuta di più. Oggi nello specifico è sabato mattina e ho decisamente bisogno di una rinfrescata al contorno occhi. Non ho dormito tanto, ieri sera sono andata a letto tardi, stamattina mi sono svegliata presto. In più ieri ho mangiato anche un po' salato, cosa che mi fa venire una ritenzione idrica, soprattutto in viso, ma non solo. E quindi sì, insomma, oggi contorno occhi. Le due maschere per contorno occhi che ho qui sono queste due. Questa qui con acqua di cocco e acido ialuronico, che è principalmente nutriente, e entrambe hanno un effetto freddo, quindi quando la andate ad applicare sentite proprio la zona super fredda, e lo chiamano effetto meno 4 per una skin cool effect. Mentre questa qui è con succo d'arancia e acido ialuronico ed è proprio indicata per gli occhi gonfi e per ridurre le occhiaie, quindi direi che oggi proviamo lei. All'interno di ogni maschera c'è solo un paio di patch per il contorno occhi e vanno tenuti in posa 15 minuti. Questi sono super imbevuti, infatti io di solito quando ho tempo li tengo anche più di 15 minuti perché sono rinfrescanti e perché così vado a far assorbire a tutta la zona del contorno occhi tutto il potere idratante. Sono fatti in questo modo e vado ad applicarli così. Questi qui non sono fatti in gel, bensì sono fatti in tessuto, cosa che io adoro perché permette di farli aderire bene alla pelle. Quelli in gel di solito mi cascano e mi scivolano sempre durante il tempo di posa. Sono talmente grandi, o il mio viso è talmente piccolo, che mi arrivano all'attaccatura dei capelli. Un piccolo consiglio, una cosa che faccio io, è qui dentro rimane molto liquido, quindi io ne prendo un pochino e vado ad applicarlo sopra la maschera, così proprio da sfruttare tutto il contenuto della maschera e tenerli in posa il più possibile. Ci vediamo quindi tra 15 minuti, forse anche mezz'ora, e vi dico un po' le mie impressioni. Qui è passata più di mezz'ora, sono passati circa 40 minuti ad essere precise, e i patch sono ovviamente più secchi, ma sono ancora inumiditi. Nonostante questo devo andarmi a truccare, quindi vado a rimuoverli, altrimenti li avrei lasciati fino a che proprio la mia pelle non assorbiva tutto il liquido in eccesso. Andiamo comunque a rimuoverli, vado semplicemente a staccarli in questo modo. Mentre li avevo applicati sentivo comunque una sensazione proprio di fresco, e già questo di per sé va a decongestionare, a riattivare la microcircolazione del contorno occhi e quindi a sgonfiare il contorno occhi. Infatti vedo il mio contorno occhi molto sgonfio, molto più sgonfio rispetto a prima, e anche la pelle è più luminosa, sicuramente più idratata. La cosa che ovviamente non è sparita, ma le mie sono un po' patologiche, un po' genetiche, sono le occhiaie. Forse le vedo un pochino ridotte, ma comunque ci sono sempre qui. Alla fine io vado sempre a massaggiare il prodotto che è rimasto in eccesso, non risciacquo, non rimuovo, lo vado a massaggiare finché non si assorbe del tutto. In sostanza questi patch sono super promossi per me, perché l'effetto freddo va proprio a decongestionarmi e sgonfiare tutta questa zona che ogni tanto per me è essenziale. E nulla, ci vediamo domani con una nuova maschera. Perdonate l'abbigliamento da casa, ma oggi è lunedì sera, sono tipo le 21 e io mi sono appena fermata dopo un lunedì super intenso di lavoro e di ufficio e sono decisamente stanca. Ho già rimosso il fondotinta e deterso il viso con l'acqua micellare e ora sto andando a fare la maschera del giorno. E la maschera del giorno quale può essere se non quella adatta a pelli stanche? Mi sembra proprio la giornata perfetta. Questa qui è proprio adatta a pelli stanche, è super idratante e antifatica e contiene all'interno lavanda e acido ialuronico. Non l'ho mai utilizzata, quindi sono molto molto curiosa. La profumazione alla lavanda non è una delle mie preferite, però ora sentiamo. Anche questa qui va lasciata in posa 15 minuti e all'interno contiene acido ialuronico, olio essenziale di lavanda e una maschera, 15 minuti di trattamento di maschera dovrebbe equivalere a un boost super idratante che dura una settimana. E ad applicare la maschera. Io ho sempre difficoltà nell'applicazione della maschera, però ho capito una cosa di queste di Garnier. Va lasciata questa parte blu, in questo modo va lasciata, si applica la parte bianca verso il viso, la parte blu esterna, e poi si rimuove la parte blu.
lascio in pausa 15 minuti e ci vediamo dopo. È passato più del tempo di pausa previsto perché è passata mezz'ora e vado a rimuovere la maschera. È ancora super imbevuta di prodotto, però ecco, insomma, sì. Dopo mezz'ora di tempo di pausa, personalmente mi stanco un po' di indossare una maschera. Cioè, ho ancora molto molto prodotto sul viso che vado a massaggiare. Che faccio le maschere la sera, questa però è una mia abitudine, io lascio assorbire ulteriormente questo prodotto, se poi la mia pelle vedo che non lo assorbe perché ne ha già a sufficienza, lo vado a rimuovere tamponandolo con un dischetto di cotone pulito. Non vado solitamente a sciacquare il viso, così che proprio prenda bene tutta l'idratazione della maschera. La mia pelle comunque è per nulla arrossata. Io ho una pelle particolarmente sensibile, quindi può capitare che si arrossi, invece è per nulla arrossata, sicuramente idratata e la vedo proprio più fresca, non saprei dirvi, più compatta forse anche. E nulla, io continuo a farmi questo fantastico massaggino che mi riattiva anche la microcircolazione del viso e ci vediamo domani con una nuova maschera. Oggi ho decisamente bisogno di una maschera per il contorno occhi. Non ho tante occhiaie, non so per quale motivo, forse perché ho bevuto un pochino più acqua. Oggi ho decisamente molte meno occhiaie rispetto al solito, però sento questa zona proprio secca e bisognosa di idratazione. Quindi ho deciso di provare con voi oggi questo qui, questi qui che sono i patch Moisturize Bomb all'acqua di cocco e acido ialuronico, che servono proprio a ridurre visibilmente le piccole rughette di espressione che ho in questa zona. Perché ahimè ho fatto 27 anni e ormai si vede, a parte gli scherzi, e anche a rimpolpare proprio questa zona del contorno occhi, quindi ha un'azione super idratante tra acido ialuronico e acqua di cocco. Non li ho mai provati, quindi sono molto curiosa. Anche questi qui, come gli altri patch, hanno questo effetto freddo, meno 4 gradi, che serve anche a decongestionare e sgonfiare la zona. Dice, come al solito, di tenerli su 15 minuti, ma io penso li darò su anche un'ora, perché nel frattempo ho dei video da montare, nonostante sia sera, è tipo le 21, una roba del genere, ho dei video da montare, quindi terrò su di più. Ah, ma questo è quello unito, è fantastico! Ho visto un sacco di foto e di stories con questo. Vi faccio vedere. È tipo maschera da supereroina. È meraviglioso! Mi diverte tantissimo questa cosa, ti capisce? Già da subito sento un bel effetto freddo ed è anche molto più facile da applicare, posso dirlo? Mi piace da morire questa maschera, fichissima! Lascio in posa il più possibile, credo decisamente un'ora, perché questa maschera è anche confortevole, essendo fatta in questo modo non cola da tutte le parti e non devo stare lì a ritirarla su, quindi la lascio in posa il più possibile e ci vediamo dopo. Nel frattempo io mi sono messa al PC a lavorare ed è passata praticamente un'ora e la maschera è totalmente asciutta, è la prima volta che mi capita di far assorbire alla mia pelle tutto il prodotto, è proprio asciutta se la tocco, quindi vado a rimuoverla. Ed è veramente la prima volta nella mia vita che la mia pelle assorbe tutto il prodotto, non ce n'è praticamente nulla da massaggiare stavolta. Si vede che evidentemente la mia pelle aveva proprio bisogno di questa dose ultra di idratazione. La sento sicuramente più idratata, è un pochino sticky, un pochino appiccicosa, quindi forse non è un prodotto che consiglio di utilizzare proprio prima di andarsi a truccare, ma per mia abitudine io non faccio mai le maschere prima di andarmi a truccare, anzi le faccio sempre la sera. Trovo comunque che i segni di stanchezza si siano visibilmente ridotti sotto al mio contorno occhi e che la pelle sia molto più idratata. Ora io andrò a dare un ulteriore boost di idratazione con il contorno occhi e poi vado a dormire. Ci vediamo domani con una nuova maschera. Rieccoci qui. È sera e come ogni sera vi sto prendendo con dei look un po' improbabili, il viso mezzo truccato e mezzo no, ma sono qui pronta per fare una nuova maschera. Oggi la mia pelle ha sofferto un pochino la disidratazione, si è fatto un pochino più freddo del solito, è arrivato l'autunno e c'è stato anche un po' di vento che mi ha disidratato la pelle, avevo il fondotinta e stasera andando a struccarmi il viso con l'acqua micellare ho notato che in alcune zone tipo qui intorno al naso la pelle era proprio disidratata, il fondotinta aveva evidenziato tutte le pellicine della pelle. E quindi oggi maschera idratante, lei è quella più famosa senza dubbio di Garnier ed è la Garnier Hydra Bomb.
Moisturize Bomb, è super idratante e rivitalizzante e per la pelle disidratata proprio. E una di queste maschere equivale a un trattamento idratante di una settimana, quindi una super bomba di idratazione. All'interno ha acido ialuronico, un potente idratante e anche melograno. Questa qui, devo dirvi la verità, è una delle più imbevute di tutta la collezione che io abbia mai provato. E già quando la si apre si nota che c'è tantissimo prodotto a, appunto a inumidire la maschera in tessuto. Non so se rendo l'idea. Proverò a lasciare anche questa in posa più tempo possibile, fino a che la pelle non abbia assorbito tutta l'idratazione, anche se questa è veramente molto molto umida, quindi dubito di farcela, ma lo lascio in posa il più possibile, almeno un'oretta, e ci rivediamo dopo. Eccoci qui, è passata quasi un'ora, quindi andiamo a rimuoverla. Sento che comunque la mia pelle ha assorbito un bel po' del prodotto che c'era sulla maschera, e tutto questo prodotto in eccesso vado a massaggiarlo. Sento la pelle ovviamente molto molto più idratata e anche più compatta a livello di colore. Io di solito ho questa zona che è particolarmente rossa quando si secca, invece adesso la vedo di un colore un pochino più normale. Quando avevo sulla maschera sentivo proprio che la mia pelle si stava rigenerando, e questo effetto freddo, tra virgolette, è anche utile per rassodare la pelle, renderla più compatta e favorire il microcircolo. Quindi ora io continuo questo mio massaggino e spalmo un po' di siero anche sul collo e sul décolleté, di cui ci scordiamo sempre ma che è importantissimo idratare. E noi ci vediamo domani con una nuova maschera. Benvenute all'ultima puntata di questo video. Oggi ultima maschera viso, e per ultima maschera viso ho lasciato quella che mi piace di più, questa qui della confezione rosa, che è quella di Garnier, idratante e lenitiva, e la mia pelle ne ha decisamente bisogno. Non mi sono ancora struccata perché mi sono scordata, quindi mi strucco direttamente qui con voi. L'acqua micellare che sto usando adesso è questa qui di Garnier Fresh, quella che è per pelli normali e miste, e mi ci sto trovando bene. Mi ci strucco principalmente il viso, e questi sono gli step che seguo. Di solito strucco il viso con l'acqua micellare in questo modo, e successivamente vado subito ad applicare la maschera. Anche questa, che ve lo dico a fare, è super imbevuta di prodotto, infatti ho legato i capelli altrimenti faccio un disastro. Eccola qui, in questo video sicuramente si sarà notata la mia incapacità ad applicare le maschere in tessuto. Non so se è la mia forma del viso, se è io che sono incapace, c'è chi mi ha detto di lasciare la parte blu e poi rimuoverla, chi mi ha detto di utilizzare un pennello pulito per stendere il fondotinta per cercare di applicare uniformemente la maschera. Questo è il massimo che io riesco a fare. E comunque la lascio in posa anche oggi, come tutti gli altri giorni, il più possibile, fino a che quasi non si secca del tutto il tessuto della maschera, la mia pelle non assorba tutta l'idratazione necessaria, e ci rivediamo dopo. Rieccomi qui, è passata circa mezz'ora più o meno. Sì, la volevo tenere di più, ma devo fare una cosa molto importante, ovvero andare a dormire, perché sono troppo stanca. Quindi vado a rimuoverla, è ancora bella umida, devo dire la verità. Però il tempo di posa l'abbiamo più che superato, perché sono sufficienti 15 minuti di tempo di posa di questa maschera, quindi andiamo a toglierla. Voilà. Come al solito io vado a massaggiare tutto questo bel prodotto che è rimasto sul mio viso, e lo vado a massaggiare finché non si assorbe. Se vi dà fastidio o se la vostra pelle proprio lo rigetta, potete anche andare a sciacquarlo. Io non ve lo consiglio, al massimo vi consiglio di tamponarlo un pochino con un dischetto di cotone se per voi è eccessivo. Il top comunque è massaggiarlo fino a che non si assorbe. Quindi tiriamo le somme di questi 5 giorni, se non erro, di maschere. Devo dirvi la verità, alla fine di questi giorni, già ieri al quarto giorno, la mia pelle è completamente rinata. Ho capito perché la skincare coreana prevede l'inserimento di una maschera ogni giorno, perché la pelle veramente rinasce. Io sono solita utilizzare quasi tutte le mattine un fondotinta, che sia un fondotinta in polvere o un fondotinta liquido, comunque una base viso che vada a uniformarmi l'incarnato. In questi giorni non ho sentito la necessità, perché la mia pelle, più passavano i giorni, quindi più maschere facevamo ogni sera insieme,
più proprio la vedevo bella, compatta, dal colorito uniforme, senza imperfezioni. Pensate che io ho passato anche la fase di preciclo e ciclo senza avere un'imperfezione in questi giorni, quindi io vi consiglio di fare magari non una maschera al giorno, ma un giorno sì, un giorno no, o due volte a settimana vi consiglio di fare una maschera. In particolare, devo dire la verità, queste in tessuto di Garnier mi piacciono tantissimo e poi sono facili da reperire perché le trovate in tutte le catene di grande distribuzione, come ad esempio i supermercati un pochino più forniti, Acqua e Sapone, le grandi profumerie, quindi sono facili da reperire e sono veramente una coccola per noi stesse. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti qual è la vostra maschera viso preferita di Garnier. La mia, lo sapete ormai, è quella rosa. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!